Un astronauta ti chiama da Marte? Un cavallo ti chiede come stai? Qualcuno con un numero che sembra proprio quello della tua banca ti chiama per chiederti i codici di accesso al tuo conto? Troppo assurdo per essere vero? Potrebbe essere una frode. ING ti offre uno strumento in più per tenere le truffe lontane, da app o da sito. Con la funzione È davvero ING? Puoi scoprire subito chi ti sta chiamando e smascherare i tentativi di frode in un attimo. Scegli ING. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Cora. C'è stato un tempo, neanche troppi anni fa, in cui essere sui social per un politico voleva dire essere su Facebook. Più recentemente la politica sui social vuol dire Instagram. Ma in questi giorni sembra che tutti i leader politici facciano la gara ad arrivare su TikTok. Un social media ormai importante. In Italia sono quasi 16 milioni gli utenti mensili di TikTok e che sarà probabilmente tra i protagonisti della comunicazione di questa campagna elettorale. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Sbarchiamo su TikTok. 1. Io non so ballare, sembro un orso ubriaco. 2. Non posso dare consigli di make-up perché ho la pancia e sono brutto. Però posso parlarvi di politica. Ciao, sono Alessandro Zan e lotto da una vita per i diritti. Il Partito Democratico ha deciso di fare il primo video su TikTok proprio sui diritti. E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu. La campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare e discutere. E allora, come funziona TikTok? Perché i politici ci vogliono essere? E sposterà dei voti? Sono Lorenzo Pregliasco e questo è Elezione Straordinaria, un podcast di Cora Media per capire i sondaggi, il consenso, la comunicazione dei leader in vista delle elezioni del 25 settembre. Oggi scopriamo alcuni meccanismi che stanno dietro al social del momento nella campagna elettorale, cioè TikTok, insieme al giornalista Alessio Balbi, che è direttore dei Content Hub del gruppo editoriale Gedi e che ha anche un canale di notizie su TikTok molto seguito, a più di 140.000 follower. Ti proporrei, Alessio, di partire dalle basi. Molti di coloro che ci ascoltano lo conoscono e lo usano, ma se dovessi spiegare in poche parole come funziona TikTok e anche cosa lo rende diverso dagli altri social. È molto diverso dagli altri social, tanto che alcuni adesso cominciano a definirlo neanche più un social ma una piattaforma di intrattenimento, perché effettivamente l'algoritmo, no, che è un po' la formula, il cuore che sta alla base di tutte le piattaforme, nel caso di TikTok è veramente diverso dagli altri e quasi contrario all'idea di social, nel senso che su TikTok tu non hai la tua comunità come ti capita tipicamente su Facebook o su Twitter. Le persone che tu segui contano molto poco. L'algoritmo è pensato per proporti in continuazione nuovi contenuti che effettivamente ti attraggano. L'algoritmo usa tutta una serie di parametri per capire quali sono i contenuti, i video che attirano di più la tua attenzione. Ma poi effettivamente il fatto che tu segua un account, un creator, conta molto poco. Ti vengono continuamente proposti nuovi contenuti di persone che tu non conosci, e questo è il potere della piattaforma, che ti tiene incollato minuti e ore là davanti a scoprire cose sempre nuove, il potere della piattaforma nei confronti degli utenti e anche il potere della piattaforma nei confronti dei creatori di contenuti, perché effettivamente su TikTok anche chi parte veramente da zero ha la possibilità di arrivare presto a grandi numeri e di essere visto da un sacco di persone. Si dice, e non so quanto ha ragione, che TikTok è il social dei giovanissimi, che sembra già una espressione detta da chi giovane non è. Sono una persona anziana e cos'è TikTok? Io l'ho scoperto l'altro ieri. È un nuovo social che sta sbancando fra i teenager. Qual è il pubblico di TikTok e secondo te si può ancora dire che è il social dei più giovani o non è più così? Era sicuramente vero in partenza, lo è sempre di meno.
su TikTok sta succedendo in maniera velocissima e imponente quello che abbiamo visto accadere un po' su tutti gli altri social network, nel senso si parte sempre da una fascia sociodemografica che è più o meno sempre quella, no? Quella dei primi utilizzatori, che tipicamente sono magari quelli più giovani, quelli più istruiti. Nel caso di TikTok, veramente ragazzini, perché era una piattaforma che nasceva come piattaforma musicale e gli è rimasto attaccato in qualche modo questo stigma o comunque questo pregiudizio, no? Che sia un posto dove la gente va a fare i balletti. Lo è sempre di meno e questa trasformazione avviene sempre più velocemente, perché nel momento in cui una piattaforma nel mondo ha ormai superato il 1 miliardo di utenti, stime più recenti parlano di 16 o 18 milioni di utilizzatori in Italia, vuol dire che gioco forza lì dentro entra gente di tutti i tipi. Sicuramente c'è una prevalenza ancora di giovani, se per giovani intendiamo un concetto abbastanza ampio, ci mettiamo dentro, diciamo, le persone fino a 30-35 anni e siamo, credo, ancora intorno ai 2/3 del pubblico. Su TikTok si trovano tante cose diverse, c'è intrattenimento, ma non solo. Anche il tuo canale di notizie dimostra che in un certo senso c'è anche interesse e curiosità per capire meglio il mondo che ci circonda, per capire l'attualità. Ci fai una panoramica di questo lato di TikTok in Italia e non solo? Chi immagina TikTok, lo dicevo, come una piattaforma di puro intrattenimento, evidentemente sbaglia. C'è veramente di tutto, dall'informazione ai tutorial alla vita quotidiana delle persone. Le cose più interessanti, secondo me, che si possono trovare lì sopra riguardano proprio la possibilità della scoperta. È successo, ad esempio, recentemente, quando è scoppiata la guerra in Ucraina, che su TikTok è stato possibile trovare immediatamente testimonianze di giovani ucraini che raccontavano la guerra dal loro punto di vista, no? Chi fa il nostro mestiere, chi fa il giornalista, può facilmente immaginare o ricostruire quanto tempo ci sarebbe voluto soltanto pochi anni fa per trovare testimonianze sul campo da un paese che era improvvisamente entrato in guerra. Lì sopra entravi e l'algoritmo, diciamo così, magicamente ti proponeva, senza che tu neanche li cercassi, questo tipo di contenuti. È successo, per esempio, e succede ancora con uno dei primi trend che sono nati su TikTok, che è quello ormai abbastanza famigerato del BookTok, no? Dei ragazzi, e non solo dei ragazzi, che si scambiano consigli e recensioni di libri, riportando in classifica libri usciti anni fa grazie appunto al passaparola di TikTok. La casa sul mare celeste, ovviamente scoperta da BookTok, bellissimo. Non vedo l'ora di parlarvene perché lo sto leggendo con il mio gruppo di lettura. E poi evidentemente è una piattaforma su cui c'è un grande desiderio, una grande sete di informazione. Il Digital News Report del Reuters Institute, che è un po' la Bibbia per chi vuole capirci qualcosa di dove va l'informazione, proprio quest'anno ha fotografato che nella fascia di popolazione tra i 18 e i 24 anni ormai i social network sono la principale fonte di informazione. E TikTok in questa classifica, in questa fascia d'età, è ormai un'incollatura, mi sembra, da Twitter. Veniamo a quello che è successo in questi giorni, perché Berlusconi, il Partito Democratico, Renzi, prima Calenda, avevano tutti annunciato l'apertura di un profilo su TikTok. È la tempistica giusta, secondo te? A poche settimane dal voto si può costruire una presenza efficace in così poco tempo su una piattaforma social come TikTok? E poi, Alessio, c'è chi su TikTok c'è già da un po' di tempo. Penso a Salvini, che è il politico italiano più seguito, ma anche a Giuseppe Conte. Come lo usano dal tuo punto di vista? Da un lato era, come dici tu, giustamente molto presente la politica, anche perché, insomma, in qualunque comunità umana composta da più di due persone, probabilmente la politica diventa presente in qualche modo. Quindi era presente sia come informazione che come dibattito, che come commento di quello che accadeva. E poi c'è la parte, diciamo, dell'attività proprio dei politici, che effettivamente, come dici, erano già presenti su TikTok, che, voglio dire, era un'attività in qualche modo pionieristica, sperimentale, comunque interessante, perché è l'attività di persone che magari anche non in concomitanza di una campagna elettorale provavano a raggiungere il loro potenziale pubblico di elettori in un posto diverso dal solito. Su questo credo che anche su TikTok uno dei primissimi a partire sia stato proprio Matteo Salvini, che, essendo un animale da social, è stato tra i primi a sbarcare anche lì.
si è distinto per alcuni mesi anche Danilo Toninelli, ma effettivamente dopo la sua uscita, diciamo, dal governo Conte, quindi dalla politica più attiva e visibile. Ti ricordi una misura fica come Superbonus fatta negli ultimi, che ne so, 10 o 20 anni? Io no. E poi adesso stanno arrivando tutti. La crescita, lo sviluppo, il cambiamento delle piattaforme social corre più veloce dei tempi della politica e dei tempi delle campagne elettorali. Il risultato è che a ogni elezione qualcosa cambia, qualcosa è diverso dall'elezione prima, sia per i cittadini che si informano anche attraverso i social, sia per chi lavora al fianco della politica per provare a comunicare le idee, i valori, le proposte dei politici e dei partiti anche sui social media. C'è tra l'altro un dato interessante, perché nelle prime 3 settimane di agosto tutti e 3 i contenuti social politici con più interazioni sono stati video di TikTok, uno di Giuseppe Conte e 2 di Matteo Salvini. La mia impressione è che quello che sta accadendo proprio in queste ore sia più una strategia di visibilità, no? Il fatto stesso che un leader politico sia sbarcato su TikTok in qualche modo gli dà una riga di sommario, una riga di titolo sulle pagine dei giornali o dei siti che si occupano della campagna elettorale. Poi è chiaro che dipende anche molto da come lo fai e da quanto riesci a capire immediatamente la piattaforma. Nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sono entrati comunque 2 o 3 pesi massimi o comunque rilevanti di questa campagna elettorale, che sono Calenda qualche giorno fa e nelle ultime ore Renzi e Berlusconi. Beh, Berlusconi sarà perché l'aveva annunciato, sarà perché insomma è una persona che continua a suscitare umori e sentimenti sempre contrastanti e potenti. Fatto sta che a poche ore dal suo sbarco su TikTok ha già superato come numero di follower Giorgia Meloni. Nel momento in cui parliamo, tallona Giuseppe Conte. Il suo primo video ha superato i 2 milioni di visualizzazioni e potrebbe anche diventare il video di un politico italiano più visto fino adesso su TikTok. Quindi evidentemente Berlusconi, antico maestro di comunicazione, è riuscito ad azzeccare i tempi e i modi di questo sbarco. E vi parleremo i punti principali del nostro programma, soprattutto, voglio ripeterlo, quelli che vi riguardano da vicino. Quindi a presto, ancora ciao su TikTok. Nel concreto, che tipo di materiali vengono pubblicati dai politici su TikTok? Sono video? Sono tendenzialmente brevi? Ci fai qualche esempio? Non tutti lo usano nello stesso modo. Si nota molto la differenza tra i nuovi arrivati e quelli che ci sono già da un po'. Per dire, Salvini fa grandissima produzione dal punto di vista quantitativo e anche della varietà di quello che fa. Salvini, o chi comunque gli cura la comunicazione su TikTok, dimostra una buona padronanza del mezzo, proprio anche dal punto di vista tecnico, con le clip fissate in apertura del profilo, grande interazione con la comunità. Quando delle persone banalmente gli scrivono nei commenti "Matteo, mi saluti", lui gli risponde "Ciao caro". Se ci saluti l'Azzolina, la mandiamo a casa su un banco con le rotelle e magari ci sta guardando. Salutiamo il ministro Azzolina sperando che finalmente si occupi di scuola. C'è questa cosa particolare che accade soprattutto durante le live, è diciamo un modo di interagire col pubblico che TikTok ha un po' mutuato da Twitch, cioè chi vede la tua live, oltre a commentare, a mettere i cuoricini, che è quello a cui siamo abituati tipicamente anche nelle live di Instagram o di Facebook, possono durante la diretta far avvenire delle cose. Su TikTok si possono mandare delle rose, dei diamanti, far apparire delle sovraimpressioni, anche cose un po' buffe o ridicole, tipo cappellini, occhiali e cose di questo genere. Mi sembra, da quello che ho visto girare in questi giorni, che anche su questo l'unico che non ha nessuna remora a sperimentare, a sottoporsi a questo tipo di esperimento, se vogliamo dire, è Salvini, di cui gira un video appunto negli ultimi giorni in cui, mentre lui parla in questa live, gli spuntano baffi, occhiali e cappelli mentre lui parla, senza grande imbarazzo. Come dicevo, queste sono azioni che richiedono un micro pagamento da parte degli utenti, di solito sono cose che si sbloccano con pochi centesimi. Questo pagamento, una
parte va alla piattaforma, una parte va al creator, in questo caso appunto al politico o al partito, insomma l'impressione è di un canale molto curato, molto vario nel tipo di contenuti. Stessa cosa più o meno si può dire per Conte, che magari è un po' meno spontaneo, nel senso che molti dei suoi video hanno una fattura un po' troppo professionale per la piattaforma. Ogni anno nel mar Mediterraneo vengono disperse 500.000 tonnellate di rifiuti, 90.000 tonnellate nei mari italiani. TikTok comunque è ancora una piattaforma molto sporca, in cui è concesso e anzi magari anche apprezzato il fatto che i video non siano proprio curatissimi. Da questo punto di vista devo dire che anche Calenda è molto, tra virgolette, sincero, poi ogni tanto carica dei video che sono quasi degli spot, ma in generale è lui col telefonino davanti che parla, con risultati variabili, ma comunque diciamo in qualche modo onesti, no? Dal punto di vista di chi guarda. Allora, mi avete fatto un sacco di domande appena sbarcato su TikTok, provo a rispondere rapidamente. Giorgia Meloni in questa fase sembra quella più istituzionale. Mi sembra che su TikTok per la maggior parte ricarichi video presi da altri profili, video molto ben curati, insomma, dietro i quali si vede l'esistenza di una troupe, di un editing, di un montaggio. Quindi lei su TikTok è quella che mantiene un profilo un po' più compassato. La casa è il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro, attorno al quale immaginano la propria vecchiaia. Renzi è appena arrivato, ha fatto un video in cui fa anche autoironia parlando di Shish, First Reaction Shock, insomma i suoi meme storici. Per molti di voi io sono un esperto di First Reaction Shock o di Shish, linguaggi quasi più complessi del corsivo. Un po' presto per giudicarlo. TikTok è uno degli ultimi arrivati tra gli strumenti social anche a disposizione della politica, anche se è uno strumento che ormai ha miliardi di utenti in tutto il mondo già da un po'. Quello che sembra nuovo è l'interesse che i partiti e i leader sembrano mostrare nei confronti di questa piattaforma. Una piattaforma nella quale evidentemente tenderemo a vedere sempre più contenuti che non sono di intrattenimento puro, ma che cercano di sfidare l'algoritmo delle nostre bacheche, dei nostri feed e anche la nostra attenzione, ad esempio quando c'è una campagna elettorale. Elezione straordinaria è un podcast di Cora Miglia, scritto da Lorenzo Pregliasco. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il producer è Alex Peverengo. Le ricerche sono di Maurizio Petroni. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. I contributi audio di questa puntata sono tratti dal video pubblicato sul profilo TikTok di Silvio Berlusconi il 1 settembre 2022, dai video pubblicati sul profilo TikTok di Carlo Calenda il 26 agosto 2022, dal video pubblicato sul profilo TikTok del Partito Democratico il 1 settembre 2022, dal video pubblicato sul profilo TikTok di Matteo Renzi il 1 settembre 2022, dal video pubblicato sul canale YouTube 9 del 28 settembre 2021. Dal video pubblicato sul profilo TikTok di MugsBook il 31 gennaio 2022. Dal video pubblicato sul profilo TikTok di Danilo Toninelli il 7 giugno 2022. Dal video pubblicato sul profilo TikTok di Giuseppe Conte il 1 settembre 2022. Dal video pubblicato sul profilo TikTok di Ingegneri in Borsa il 23 ottobre 2020. Dal video pubblicato sul profilo TikTok di Giorgia Meloni il 29 agosto 2022.